Il participio perfetto, come il participio presente, può avere funzione nominale o verbale. Per capirlo, vediamo innanzitutto alcuni esempi. Statuas luci sulle et Pompei a plebe disiectas reposui. Reposui, cioè feci ricollocare, statuas, le statue, luci sulle et Pompei, di Lucio Silla, cioè di Lucio Cornelio Silla e di Pompeo, a plebe disiectas, abbattute dalla plebe oppure che erano state abbattute dalla plebe. Il participio disiectas, che concorda in genere numero e caso con statuas, può essere tradotto con una subordinata relativa, che erano state abbattute, la quale svolge la funzione di attributo perché specifica, appunto con una proposizione, una caratteristica del nome, le statue. In questo caso il participio disiectas svolge la funzione nominale. Vercingetorix, racconta Cesare, a nostris captus in vincula coniectus est. Vercingetorige, catturato o dopo essere stato catturato dai nostri, fu gettato in catene, fu incatenato. Non abbiamo tradotto captus con una subordinata relativa, che era stato catturato dai nostri, perché qui c'è una sequenza temporale evidente tra due azioni, quella della cattura di Vercingetorige e quella del suo imprigionamento. È ovvio che la riduzione in catene avviene dopo la cattura. Occorre dunque, in questo caso, rendere esplicita la sequenza di azioni nel tempo, traducendo captus con una subordinata temporale, cioè con una subordinata circostanziale, una subordinata che esprime le circostanze in cui avviene l'azione. In questo caso, captus svolge funzione verbale perché lo abbiamo tradotto con una subordinata circostanziale temporale dopo essere stato catturato dai nostri.